Salve amici di Tele Santa Marinella e ben trovati al nostro consueto appuntamento con il TG settimanale. Subito le notizie della settimana. Lunedì 30 marzo si è tenuto il Consiglio Comunale presso l'oratorio di Via dei Gladivoli. La seconda notizia molto importante che è rimbalzata per le varie testate giornalistiche è la nascita dei parcheggi blu a Santa Severa. Per noi intervistato Massimiliano Calvo, delegato alla Polizia Locale per il Comune di Santa Marinella. Per la rassegna invece le interviste effettuate in studio, oggi a fare visita ai nostri studi è Salvatore Pisano, che rappresenta l'associazione Idee in Movimento, accompagnato dalla dottoressa Floriana Politi, anestesista presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia. E tornando al discorso ormai consueto anche questo per il nostro TG dei Rioni, a farci visita questa volta è Rione Quartaccia, che oltre a presentare la prossima manifestazione in programma ci presenterà anche il tema del carro, ciò che invece ha già fatto il Rione di Brandi, che sabato 28 marzo ha presentato le proprie idee alla cittadinanza. Ed infine per questa edizione diciamo una notizia in più, una piccola rubrica, una novità, una notizia che riguarda lo sport, visto l'enorme successo che ha riscosso al Palagalli sabato scorso la SNC di pallanuoto. E passiamo subito alla prima notizia della giornata, che riguarda il Consiglio Comunale. Si è tenuto lunedì 30 marzo alle ore 15 presso l'oratorio di Via dei Gladioli il Consiglio Comunale. Sui temi e sulle problematiche affrontate non vi anticipo nulla, ma vi lascio agli estratti audio e video che sono stati realizzati durante la seduta. Lunedì pomeriggio, presso la sala conferenze dell'oratorio di Via dei Gladioli, si è svolto il Consiglio Comunale con diversi importanti punti all'ordine del giorno. Tra le tematiche in discussione meritano particolare attenzione quella relativa all'approvazione dell'addizionale comunale IRPEF, che per quest'anno non ha subito variazioni rispetto all'anno 2014 e permetterà di coprire le ingenti spese sostenute dal Comune per l'alluvione del 27 novembre scorso. Poi l'approvazione del piano finanziario e tariffario della componente Tari per l'anno 2015, che rimarrà invariata rispetto all'anno 2014 e si ripagherà in quattro rate a partire dal 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre, 30 novembre, per non farla accavallare con le altre imposte come la IMU e la TASI, che avranno le scadenze rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre 2015. In apertura anche un intervento del consigliere di minoranza Marina Ferrullo del progetto Centro, che ha voluto portare all'attenzione di tutti un incidente di cui la redazione ha approfondito il tema con un articolo. Il punto chiave del suo intervento era rivolto, ci tiene a precisare la Ferrullo, alla nostra amministrazione e a chi gestisce o dovrebbe gestire tutte quelle aree ed i locali di interventi di primo soccorso sanitario, e di farlo in modo più perfetto e scrupoloso, perché nei casi di emergenza sanitaria come quella di sabato scorso è importante ogni secondo, e per non incappare in situazioni ben peggiori rispetto a quelle che sono successe. Avrebbero dovuto istituire un piano di soccorso che prevedesse l'accesso facilitato dei volontari nelle aree preposte per questo tipo di genere di emergenze. Un dibattito acceso anche tra la maggioranza e l'opposizione si è avuta sulla questione GESAM in merito allo spazzamento delle strade e alla gestione della raccolta differenziata. La consigliera Rocchi, intervenuta nel dibattito, lamentava una mala gestione da parte della GESAM, che non ha rispettato il contratto e che auspica in futuro venga fatta una nuova gara d'appalto per dare in gestione il servizio ad un'altra azienda. Il delegato Maggi invece ribadisce che stanno lavorando per migliorare il servizio e che per il porta a porta ci vuole tempo e bisogna sensibilizzare le persone sul tema anche con progetti che partono dalle scuole. Infine, approvati il regolamento delle entrate, che permetterà una rateizzazione fino a 72 rate per i pagamenti, ed il regolamento sulle migliorie stagionali del demanio. E rimaniamo in tema di politica locale e di scelte dell'amministrazione comunale. Oggi ad essere intervistato è il delegato alla Polizia Locale Massimiliano Calvo, che farà luce sulla questione relativa all'istituzione dei prossimi parcheggi blu, quindi aree di sosta a pagamento, nel territorio di Santa Severa.
Salve a tutti amici di Tele Santa Marinella e ci troviamo qua oggi con Massimiliano Calvo, responsabile della polizia locale, giusto? Delegato alla polizia locale. Dunque, perché ti abbiamo visitato qua oggi? Perché volevamo parlare della nuova convenzione che ha fatto il Comune per quanto riguarda i parcheggi blu, quindi a pagamento. Volevamo sapere da te innanzitutto come sono stati istituiti, perché sono stati istituiti. Beh, sono stati istituiti perché ovviamente d'estate Santa Severa subisce quello che è un vero parcheggio selvaggio e la viabilità comunque viene congestionata. Quindi si è pensato bene di istituire i parcheggi blu, così c'è una sorveglianza degli addetti al traffico, ma soprattutto pure per creare un turnover per i commercianti, che il parcheggio blu, come si sa, crea un movimento di turnazione dei parcheggi stessi e degli stalli. Ok, perfetto. In che modalità sono stati assegnati? Cioè, è stato fatto un bando, vero? È stato fatto un bando con una manifestazione di interesse che hanno partecipato 4 ditte. A queste ditte poi viene richiesta un'offerta economica e tecnica e dovranno partecipare all'effettivo bando che il capitato è stato presentato in giunta 15 giorni fa. Perfetto. L'area che verrà interessata da questi parcheggi blu è esattamente il lungomare, poi? Il lungomare, tutte le vie di intersezione del lungomare fino alla via centrale, via Giuno Lucina, fino a via della Monacella, fino ai Grottini. Quindi ci sarà un 50% blu dalla parte del mare e un 50% tutto bianco dalla parte a monte. Ed è esattamente quello che stavo chiedendo. Sappiamo che ovviamente questo è un tema molto caldo in città e ha scatenato un pochettino di polemiche. Si sente di rispondere a qualcuno delle accuse che sono state fatte? Beh, quando si fanno queste cose è normale, quando arriva una novità, che la gente... ci sia un cambiamento, quindi si mobilitano un po'. Ci sono 50% d'accordo e il 50% in disaccordo. Sono sicuro che a settembre tutti quanti comunque ringrazieranno del progetto, perché ne vedranno veramente i benefici. E tanto per dirne uno, quale potrebbe essere un beneficio che potrebbe apportare? Beneficio tanto che casomai il turista che viene a Santa Severa non prenderà più una pioggia di multe perché parcheggia la macchina in ogni dove, e sicuramente il commerciante stesso, come già ripetuto prima, avrà un beneficio dal turnover dei parcheggi blu. Bene, e ci sono altre novità in merito a questa questione, non so, legata ai commercianti, legata anche al tessuto locale, quindi? Ovviamente quando arriverà l'offerta tecnica, che aspettiamo tra una quindicina di giorni, entro il 15 aprile, verrà fatta una riunione con tutti i commercianti di Santa Severa e gli verrà spiegato il progetto. Ok, e ci parlava prima, ci spiegava praticamente di un permesso che viene dato circa ai residenti, ho capito male? Sì, sì, giusto, giusto. I residenti avranno un'agevolazione in tutto questo, avranno una tessera di 20 euro al mese, una scontistica, quindi non pagheranno né 1 euro all'ora né 3 euro al giorno come previsto, hanno 20 euro al mese e potranno parcheggiare in ogni stallo e in ogni dove. Oh, bene, questa credo che sia una buona notizia per tutti i residenti di Santa Severa. La durata dei parcheggi a pagamento... quanto durerà, in poche parole? Beh, l'appalto è previsto per i prossimi 4 anni, da una durata che andrà dal 1° maggio fino al 30, a fine settembre. Okay. E ovviamente il weekend di maggio. Quindi, in poche parole, i parcheggi a pagamento saranno soltanto da maggio a settembre? Soltanto per la stagione estiva, in prevalenza, diciamo. E quindi, in poche parole, quello che mi viene da pensare è che il ricavo più pesante, se così lo possiamo richiamare, andrà quindi ai nostri turisti, in poche parole. Beh, non certamente, tanto ai cittadini. Certamente, i cittadini non verranno colpiti da questa cosa, perché da ottobre fino a maggio non sarà attivo il servizio. Quindi possiamo dire che torneranno padroni della loro città. Della loro città, anche se lo sono comunque certo. Anche con i stalli. Certamente. Bene, noi ringraziamo quindi l'assessore Calvo per queste delucidazioni e la invitiamo, qualora voglia, insomma, di venirci a trovare. Grazie mille, grazie a tutti e buonasera, grazie a Tele Santa Marinella soprattutto. E passiamo adesso all'appuntamento a tu per tu con le nostre associazioni del territorio. Oggi incontriamo Salvatore Pisano dell'associazione Idee in Movimento, che con l'onore della partecipazione della dottoressa Floriana Politi, anestesista rianimatrice dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, illustreranno il nuovo corso che sarà a breve realizzato sulla disostruzione infantile. Ad intervistarlo per noi Maria Teresa Vitali. Salve a tutti amici di Tele Santa Marinella, siamo qui sempre per parlare di associazionismo del territorio e siamo qui appunto con Salvatore Pisano e con la dottoressa Floriana Politi. E appunto volevo domandarle della sua associazione, se mi può, insomma, descrivere le sue attività.
L'associazione si chiama Idee in Movimento e sono 4 anni che proprio in questi giorni fa il compleanno. Noi essenzialmente facciamo teatro per i ragazzi, cioè abbiamo un laboratorio di teatro per i ragazzi dai 10 ai 13 anni, e anche se quest'anno avremo intenzione di allungare l'età, di prolungarla fino a 17-18, perché abbiamo visto quelli che l'anno scorso avevano 13, quest'anno ce n'hanno 14 e non entrerebbero nel circuito. Sono 4 anni che facciamo questo laboratorio teatrale, in più facciamo anche noi lo chiamiamo approccio amatoriale alla musica, perché per dare a tutti la possibilità di imparare uno strumento, siccome questa è un'associazione di volontariato, diamo a tutti la possibilità di imparare uno strumento senza doversi impelagare in spese che alla famiglia poi pesano per comprare strumenti, e poi magari il ragazzo o chiunque volesse imparare uno strumento, parliamo in questo caso di chitarra e tastiera, e non dovendo spendere eccessivamente dei soldi, può abbandonarlo nel caso non ci riuscisse o non volesse, e quindi facciamo queste attività. Poi abbiamo fatto anche altre iniziative, abbiamo sentito 2 anni fa la necessità di fare un corso anti-aggressione per le donne, c'erano 26 donne che hanno ricevuto delle lezioni da un maestro di arti marziali, 6 lezioni gratuite, nel caso dovessero avere un'aggressione oppure uno scippo, insomma tecniche di difesa base. Molto attuale. Molto attuale. Poi la nostra associazione si prende cura anche dell'alcolismo, perché gestiamo il CAT, che è un club alcolistico territoriale, in cui le famiglie si riuniscono per consultarsi tra di loro per vedere di risolvere gli eventuali problemi che sono già capitati in altre famiglie, e quindi suggerimenti per risolverle. È seguito comunque dal CERT di Civitavecchia, poi trekking domenicale per le famiglie, feste a tema. Tantissime attività. A Santa Marinella diciamo che abbiamo avuto queste iniziative per primi, perché non esiste a Santa Marinella un laboratorio teatrale per i bambini. Esistono le compagnie già affermate come la Percuoco e altre, però se sotto non c'è un focolaio, queste tenderanno sempre, sopravviveranno sempre, ma non avranno la linfa. Ecco, noi ci proponiamo come questo, per raggiungere questo risultato. Già abbiamo fatto GRIS, primo anno, ambientata a Santa Marinella, quindi c'era la scuola centro, la passeggiata al bar, la marina. Con i bambini delle elementari? Con i bambini delle elementari e delle scuole medie, tutti vestiti, tutti truccati, tutti con i costumi, li facciamo noi. Poi il secondo anno abbiamo fatto il teatro del nonsense, che non è stato facile perché i bambini dovevano avere dei punti di riferimento. Col teatro del nonsense non ce l'hanno, con Ionesco e Campanile, Achille Campanile abbiamo fatto Tragedie in 2 battute. Il terzo anno con Orwell, Insetti, che è la rivoluzione degli insetti, che adesso ho visto in televisione fa Stefano Benni a Milano, no? E poi non so cosa fosse il musical. Quest'anno abbiamo intenzione di fare, abbiamo 16 bambini a disposizione, peggio per loro, che faremo La gabbianella e il gatto che gli insegnò a volare di Luis Sepulveda, con la regia di Yolanda Zanfrisco, che è un'attrice affermata nel teatro amatoriale, ha vinto numerosi premi in ambito regionale e anche nazionale, e che parla della diversità e dell'accoglienza. E quindi insegniamo pure queste cose ai bambini, a non essere chiusi verso gli altri, ad aprirsi verso gli altri. L'altra iniziativa che la nostra associazione propone
essendo io da 16 anni in misericordia, proponiamo una lezione di primo intervento, l'abbiamo chiamata, che si chiama Salva il tuo bambino, come vedete, e sarà fatta dalla dottoressa Floriana Politi, che è il nostro direttore sanitario della Misericordia di Santa Marinella. Ok, quindi infatti ecco, adesso volevamo presentare proprio la dottoressa Politi, che ci raccontava di questa iniziativa. Sì, salve, io sono appunto un medico, lavoro in ospedale, sono specialista in anestesia e rianimazione, da circa 20 anni svolgo appunto questo lavoro e quando mi è stato proposto sia di occuparmi, diciamo, della Misericordia in qualità di direttore sanitario, sia adesso da Salvatore di svolgere questa lezione, ho preso a cuore questa iniziativa perché a mio avviso può essere sicuramente utile, se non addirittura indispensabile, perché molto spesso alcuni incidenti accadono oltre che per noncuranza, ma poi a volte il problema, quello che ne consegue è dovuto anche alla difficoltà di gestione di questi incidenti stessi. Certo. Anche con semplici e banali manovre che appunto avremmo modo di spiegare alle persone che avranno voglia di partecipare a questa iniziativa, proprio come semplicemente si possono, si può intervenire. È chiaro che poi si va incontro a dei problemi molto più complessi, delle complicanze più gravi, bisogna comunque ricorrere ai soccorsi avanzati, agli specialisti, però intanto gli adulti, i genitori possono in qualche modo intervenire, cominciando soprattutto, prima di tutto, a controllare il panico, perché è la cosa che spesso complica, succede in questi casi. E poi anche prevenendo quelli che possono essere gli incidenti, anche perché spesso i bambini si trovano coinvolti in situazioni spiacevoli proprio per una distrazione da parte degli adulti. Quindi è vero che ci sono proprio dei cibi che non vanno assolutamente dati? Assolutamente sì, infatti verranno poi appunto illustrati quali sono i cibi che spesso sfuggono alla preoccupazione di tutti, di noi genitori, appunto di non farli mangiare, oppure di prestare attenzione quando questi stessi vengono ingeriti, insomma. Okay. Ringraziamo appunto la dottoressa Floriana Politi e ringraziamo Salvatore Pisano. Volevo dire, se posso, sì, che la manifestazione sarà fatta il 12 di aprile nell'oratorio della Chiesa del Carmelo. Facciamolo vedere ai telespettatori. Nell'oratorio della Chiesa del Carmelo alle ore 17. Grazie. Ed eccoci di nuovo qua, e anche questa settimana lo spazio è volutamente dedicato ai rioni, visto il fermento in prossimità della sfilata dei carri allegorici che si terrà, come ben sappiamo, il 5 luglio. È stata la volta sabato del rione Librandi che ai cittadini ha presentato il proprio tema, mostrando quello che realizzerà, cioè l'India, tra tradizione e modernità. Sul posto i nostri inviati. Sabato 28 marzo alle ore 17 presso il Bar Perna, nel Parco Etruria di Santa Marinella, si è svolta la presentazione del tema del rione Alibrandi per i carri allegorici 2015. Tra profumi di incensi, petali di rose e suggestivi fotografie del maestro Taj Mahal, il direttivo del rione Alibrandi presenta alle persone intervenute all'evento il suo tema, l'India tra tradizione e modernità. L'India, con le sue contraddizioni, i suoi colori, le sue magiche atmosfere, ci permette di entrare in un mondo mistico ed affascinante. Il direttivo di Alibrandi dichiara: siamo molto soddisfatti e ringraziamo tutte le persone presenti e quelle che hanno già dato la loro disponibilità per sfilare con noi. Riuscire a costruire il carro con le nostre mani è una sfida stimolante e sarà un'emozione unica sfilare insieme agli altri rioni per regolare una giornata di festa alla nostra città. Infatti, il prossimo 5 luglio 2015 Santa Marinella si vestirà a festa con i 7 rioni della città che sfileranno con carri competitivi ed originali. Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina Facebook del rione Alibrandi e le iscrizioni per sfilare presso il rione sono al Bar Perna, chiamato anche Barretto, al Parco Etruria di Santa Marinella, oppure potete chiamare al numero di telefono di Maria Teresa. E il numero è 328 19 10 786. 328 19 10 786.
E dopo il servizio sui gialli, ecco l'intervista al presidente dei bianchi, cioè il Rione Quartaccia, che presenta il proprio tema e invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione che si terrà il 2 di maggio al Palazzetto dello Sport. Andiamo tutti ad assistere il comico Farina direttamente da Colorado. Salve a tutti, sono Emilio Mancini, per chi non mi conosce, sono il presidente del Rione Quartaccia e sono qui per presentare il nostro Alberto Farina. È un cabarettista che noi abbiamo chiamato e per il 2 maggio l'abbiamo portato a Santa Marinella, al Palazzetto dello Sport. Con questo evento, come tutti sanno, noi andiamo a cercare i fondi. Questi fondi vengono ricavato va per l'allestimento del carro allegorico, quindi non è che noi organizziamo per metterci i soldi in tasca, ma è oltre un lustro per la città, è anche un lustro per il nostro Rione che ci aiuta a fare il carro. Volevo ringraziare, come qui vedete ci sono dei sponsor, volevo ringraziarli di prima persona che ci hanno aiutato a far sì che questa manifestazione avvenga. La manifestazione è per il 2 maggio al Palazzetto dello Sport a Via delle Colonie e si possono comprare i biglietti alla rivendita del Bar Mallorca oppure dei cellulari che troverete sulle locandine apparse sul territorio. Tutto questo volevo sensibilizzare un attimino la cittadinanza, nel senso che se è di loro gradimento è anche una risorsa per noi. Grazie. Allora ringraziamo il presidente del Rione Quartaccia Emilio Mancini e ci tolga una curiosità, presidente, il tema del Rione Quartaccia quest'anno qual è? Sì, come lo scorso anno hanno fatto tutti i ragazzi, hanno fatto un ottimo lavoro lo scorso anno e piena fiducia a loro e hanno scelto il tema dell'Africa. Quindi non mi chiedere altro perché sono all'oscuro di tutto, sono gelosissimi del loro lavoro e va bene così. Comunque un bocca al lupo a tutti i rioni che ci stiamo dando da fare. C'è un entusiasmo enorme intorno, quindi speriamo che questo evento continui in futuro. Grazie. E prima di passare alle notizie che riguardano lo sport, grande novità di oggi, una notizia che sicuramente allieta i cuori dei grandi e dei piccini. Ci giunge dalla sala stampa Palidoro News, quindi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella, l'imminente apertura del cantiere che riguarda la realizzazione del parco giochi per disabili nella struttura di Santa Marinella. Un grande risultato ottenuto grazie all'impegno concreto dell'Associazione Spirito Libero che nel corso del 2014, grazie alla manifestazione della Festa della Birra, è riuscita a ricavare i fondi necessari per la costruzione di questo parco giochi, ovviamente anche con l'aiuto di alcuni sponsor privati. E quindi l'orgoglio è tutto dei medici e pediatri dell'ospedale Bambin Gesù che hanno creduto in questo progetto, ma soprattutto dei ragazzi di Spirito Libero. E per l'occasione parla il presidente di Spirito Libero, Fortuna di Donna, che oltre a ringraziare tutti coloro che hanno permesso di ottenere questo importante risultato, invita tutti i cittadini a partecipare alla giornata inaugurale non appena verranno comunicate le date ufficiali da parte dei responsabili della struttura di Santa Marinella. E come avete potuto notare, ogni settimana siamo arricchiti da novità, quindi questo TG è in continua crescita. E questa volta quindi passiamo alle notizie sportive, la cronaca sportiva, e non possiamo che fare i complimenti alla SNC Pallanuoto, che sabato ha giocato un'eccellente partita al Palagali di Civitavecchia. Per voi gli highlights della partita. 29 marzo 2015. Siamo andati a vedere la partita valida per il campionato di Serie A2 della pallanuoto di Civitavecchia e l'incontro è stato tra i ragazzi della SNC proprio di Civitavecchia contro la Item Nuoto Catania.
ed è stato un match davvero entusiasmante e la partita non è stata di certo una passeggiata per i ragazzi della SNC, che comunque sia hanno portato a casa il risultato e hanno fatto divertire i tanti spettatori. Si interrompe così la lunga striscia di 7 vittorie consecutive dell'Item Nuoto Catania nel big match della 17ª giornata del campionato di Serie A2 maschile. La formazione rossoazzurra di mister Peppe Donato viene superata allo stadio del nuoto dalla capolista Civitavecchia per 16-10. Dopo aver lottato con i padroni di casa per 3 tempi con il coltello tra i denti, i padroni di casa affondano un colpo con una spettacolare azione conclusasi con un gol di rovesciata da tre quarti campo del numero 5 Ivan Zanetic. Una splendida gara e una conferma per la capolista Civitavecchia, che dovrà ora vedersela contro il Palermo, quindi fuori casa sabato 11 aprile. E per quest'oggi è veramente tutto, quindi non ci resta che salutarvi e ragazzi augurarvi buona Pasqua!